C'è uno splendido vento oggi qui a Roma, cari amici. Questo vento mi fa pensare alla gelosia. È una richiesta che ricevo spesso, come affrontare questo tema, come trattare una persona che è molto gelosa e perché esistono questi atteggiamenti. Bert Hellinger dice una cosa importantissima sulla gelosia che come sempre ci stupisce e sovverte la nostra idea ed è la persona gelosa desidera la fine della relazione. La gelosia è proprio un modo per mandare a picco una relazione. Perché? Perché rivendicare il possesso di un altro essere umano è una ferita mortale alla sua anima. C'è una scena molto bella di un film di Gabriele Muccino, L'ultimo bacio, in cui Giovanna Mezzogiorno dice proprio questo a Stefano Accorsi. E se un giorno scopro che mi tradisci, ti ammazzo. Hai capito? Se tu mi tradisci, io ti uccido. Cosa accade nell'anima di una persona che si sente dire una frase del genere? Quest'anima urla, grida, rivendica la propria libertà. Infatti, la gelosia non è altro che uno strumento di possesso. Alcune persone che sono nel bisogno e sono ancora rimaste piccole da questo punto di vista e che sono ancora nella rivendicazione di amore verso la mamma o verso il papà, trasferiscono questo bisogno sul partner e gli dicono: tu sei tutto quello che ho. Tu sei l'unica persona che mi ama veramente. Facendo questo espongono la relazione a una ferita perché sovvertono e mettono in pericolo l'equilibrio nello scambio tra il dare e il prendere. Qual è quindi una frase buona per una relazione? Proprio il contrario, è dire all'altro: tu sei libero. Con questa frase l'anima del partner tira un sospiro di sollievo e prende atto di una verità incontrovertibile ed è questa. Nel mondo ci sono miliardi di persone e ce ne sono anche moltissime che sono più belle, più interessanti, più intelligenti, in qualche modo migliori di noi. Ma quando noi scegliamo un partner è perché è la persona migliore che noi abbiamo incontrato ed è la persona soprattutto con la quale noi stiamo costruendo un progetto e stiamo guardando insieme in un unico punto. Quindi dire a una persona tu sei libera è il modo migliore per legarla a sé. Infatti non esiste alcuna libertà senza un vero legame. Quindi vi consiglio di dire questa frase ai vostri partner: tu sei libero, ma naturalmente anch'io sono libero. E questo finalmente ci mette in una condizione di amare in maniera adulta. E fa parte dell'essere adulti anche ogni tanto spostare la propria attenzione, avere delle sbandate, ma sempre comunque ritornando al progetto originario. Chi è senza peccato, chi è senza gelosia, scagli la prima pietra. Un abbraccio a tutti.